Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con il punto che cominciamo nell'anteprima con, come sempre, la nostra buona notizia. La do il benvenuto ad Assia La Rosa. Buonasera, ciao Assia. Buonasera, è tempo. Tutto bene? Benissimo, grazie. Tutto del bene. Tempo di energia, sorrisi, buone notizie. Siamo... Allora, buona notizia di oggi. Oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di vista, di vista e soprattutto di luce. Che grazie all'associazione Onlus VIAIS viene data in un percorso riabilitativo soprattutto ai bambini, quindi in fase pediatrica, che hanno delle patologie legate alla vista. E siamo qui con il professore Massimiliano Salfi, che è il presidente di VIAIS, l'associazione che, partendo da Catania, si occupa di tutto il territorio regionale. Siamo qui con Nino Bellamacina, che è un genitore, il papà di Raffaele, che sta proprio seguendo a 4 anni il percorso di riabilitazione. Allora, vediamo subito, intanto benvenuti anche a voi, allora vediamo subito un video che ci racconta che cos'è VIAIS e poi ne parliamo insieme ovviamente ai nostri e ai tuoi ospiti. Di che colore è? L'hai vista? Sì. Che colore è? È giallo. Bellissimo questo video. Bellissimo anche perché i protagonisti, tra i protagonisti c'è anche Raffaele, il figlio di Nino. Vogliamo spiegare e raccontare cosa fa VIAIS? Lo facciamo con col presidente. All'interno del vostro sito campeggia una frase bellissima tratta da Nuovo Cinema Paradiso: ora che ho perso la vista ci vedo di più. Il prof che si occupa, Luca, di ingegneria biomedica, tra ricerca scientifica e tantissimo sociale e volontariato, vogliamo raccontare di cosa si occupa? Sì, VIAIS è nato il 20 giugno 2012 quando a mia figlia venne diagnosticata una malattia rara della vista, quindi per un coinvolgimento personale. Da lì l'idea, sono sempre stata una persona estremamente ottimista, non si è mai lasciata perdere, diciamo, da prendere dallo sconforto, il desiderio di far qualcosa di utile, quindi sono nate lì per lì delle tesi di laurea da assegnare a studenti che me ne facessero richiesta, con l'intento di realizzare da una parte ausili per persone con disabilità visiva usando le nuove tecnologie, dall'altra provare a dare un contributo in screening, in riabilitazione dove la patologia lo consente. Vogliamo spiegare quali sono queste patologie? Oggi Arianna ha 20 anni. Sì, li sta per compiere il prossimo mese. Lei è affetta da una distrofia retinica ereditaria, la retinite pigmentosa, che è la stessa di cui è affetta, dichiarato da poco, Toto Cascio, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso, adesso adulto, Annalisa Minetti, per fare qualche esempio di personaggi noti. È una malattia che porta, ahimè, a una perdita grave del visus, ma spesso anche alla totale cecità, per la quale ad oggi non esistono cure. Però da lì in realtà abbiamo esteso a tante altre malattie dove in realtà è possibile, grazie al cielo, fare qualcosa, aiutare o con la riabilitazione o con una diagnosi precoce. Noi ci intersechiamo in tal senso con strumenti tecnologici che supportano il medico, il terapeuta in tal senso. E adesso lo vediamo. Il cuore di VIAIS è a Milo, dove ha sede la VIAIS Land. Adesso lo racconteremo. Ma VIAIS è collegata in rete con diversi centri ospedalieri. Assolutamente sì, noi dobbiamo dire sempre grazie alla clinica oculistica del Policlinico Catania, diretta dal professor Abitabile, al centro malattie rare oculari diretto dalla professoressa Gagliano e anche l'ambulatorio oculistica dell'ospedale San Marco, ma abbiamo collaborato e collaboriamo con tantissimi anche altri centri fuori. Ad esempio, uno dei nostri sistemi di screening è stato utilizzato a lungo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ancora oggi viene utilizzato, e sono partner fondamentali in quello che poi è la crescita di questi sistemi, ma soprattutto la diffusione e l'uso in bambini e in persone che devono poi in qualche modo beneficiare della
di quello che trasversalmente fa il sistema stesso. E sono tutti medici che lo fanno come volontari all'interno della vostra struttura? Assolutamente sì, ecco perché struttura. Il ringraziamento è molteplice, non soltanto perché danno il contributo scientifico clinico, ma anche perché poi di fatto vanno a gestire le nostre attività, a volte anche venendo a Milo, spesso e volentieri, in modo totalmente gratuito, non profit, quindi come volontariato vero e proprio. Allora, prof, entriamo nel merito dei progetti scientifici e sperimentali, perché io vedo che ha portato con sé un visore che utilizzate tantissimo e che grazie al sistema che voi definite open cedete gratuitamente alle famiglie che devono seguire un percorso riabilitativo. Cos'è questo visore e a cosa serve? Sì, questo è un visore che in realtà viene utilizzato nel mondo dei videogiochi, nella cosiddetta realtà virtuale, realtà immersiva aumentata. Questa è una versione cardboard, quindi molto più economica, fa uso di un telefonino che si inserisce all'interno e ci permette di darlo alle famiglie per fare esercitazioni giornaliere. Però in realtà poi in studio, in ambulatorio, usiamo sistemi ancora più sofisticati. Qual è l'idea? Nel caso di bambini da un post cataratta congenita, la cataratta congenita è simile a quella senile, però si manifesta alla nascita sotto forma di malattia rara, quindi a sporgere il cristallino occorre fare una riabilitazione, o il bambino ambliope, quello che in termini non troppo tecnici è detto occhio pigro, si fa la cosiddetta terapia occlusiva, consiste nel mettere un cerotto nell'altro occhio, una benda da portare per tantissime ore al giorno e poi somministrare esercizi, far sì che l'altro occhio venga stimolato. La posizione della benda è una pratica che il bambino non accetta ben volentieri, così come anche gli esercizi sono noiosi, sono faticosi. L'idea venne un giorno in un negozio di elettronico in cui vidi dei bambini che giocavano con questi arnesi e i genitori che faticavano a portarli via. Allora dissi, ma forse possiamo anche fare qualcosa per spostare la terapia lì dentro. E infatti Nino, tuo figlio Raffaele, 4 anni, fa terapia vedendo Peppa Pig giocando come se fosse realmente una realtà immersiva, un videogioco. Assolutamente sì, questo semplifica tantissimo quella che è la sua terapia giornaliera. Ce la migliora a casa in condivisione con le sue sorelline, perché anche loro certe volte sono incuriosite, no, da quello che Raffaele fa attraverso il visore. Quanto è importante avere un punto di riferimento in un percorso riabilitativo che coinvolge soprattutto i figli piccoli? Allora, sicuramente questo ci ha portato a una maggiore serenità nell'affrontare il problema legato a questa ambliopia di Raffaele. E, dal punto di vista umano, per le persone che abbiamo incontrato all'interno di WISE, e anche dal punto di vista terapeutico, perché Raffaele chiaramente reagisce meglio e in maniera più inclusiva alla sua terapia. Luca, quanto è bella questa storia che abbiamo portato oggi. Quando si parla dei bambini, insomma, io rimango sempre a ascoltare e là dove possiamo anche dare voce, diciamo, questo microcosmo, no? Perché poi voi fate ovviamente tutto senza aiuto, no? Senza assolutamente economico. Sì. L'aiuto per chi desidera darci una mano può essere quello di devolvere il 5% alla nostra 5 per mille, scusate, andando sul nostro sito, magari 5%. Magari 5 per mille, indicando il nostro codice fiscale, andando sul sito vice.it si può vedere qual è, o donazioni anche, perché sono sempre ben accette, perché chiaramente gratuito, non profit, non significa che non dobbiamo sostenere dei costi, tra attrezzature. Già, insomma, immagino anche questi sì, visori infatti, abbiano un costo. Professore, la domanda che la voglio fare, ovviamente sì, questo migliora anche, come dire, al di là della vita proprio pratica dei piccoli bambini, migliora anche la vita psicologica anche di chi sta attorno a questi bambini. Qua abbiamo un genitore, ma voi ne avrete visti centinaia, no? da anni che insomma fate questa attività. Quanto questo, diciamo, poi può aiutare in prospettiva anche la ricerca, anche più strutturata, perché poi bisogna andare, no, non dico la soluzione, perché purtroppo certi problemi spesso soluzione non ne hanno, ma quantomeno ad avvicinarsi a una soluzione, diciamo, migliore. Allora, intanto noi puntiamo moltissimo all'approccio psicologico, perché è stato quello che ha aiutato me e mia moglie a gestire nostra figlia nella fase iniziale. Tant'è che anche abbiamo molti volontari psicologi, mia moglie stessa è una psicologa, quindi gestisce lei questo aspetto importantissimo. Dettagli quali non far indossare il camice alla dottoressa Torrisi che fa la terapia su in struttura per farla vivere come una ludoterapia. Tutto questo è un modo per creare un ambiente familiare, pur essendo tecnico, pur essendo clinico chiaramente. Poi da lì quello che noi facciamo è in realtà utilizzare tecnologie esistenti in un contesto sanitario, nel contesto di disabilità, e dare tutto a disposizione in modo gratuito
a chi da addetto ai lavori ha necessità di usare questi strumenti. E come funziona la filiera? Questa è la allora, la filiera intanto parte da un network. Noi abbiamo un network in tutta Italia tra associazioni di pazienti e centri clinici, ma anche centri di ricerca abbastanza importante. In questi 12 anni siamo arrivati a toccare quasi 10.000 persone in tutta Italia trasversalmente. Quello che accade è che intanto viene qualcuno che ci prospetta una necessità. Noi siamo aperti a chiunque, anche il singolo caso, non guardiamo i grandi numeri perché guardiamo alla persona. E in quel momento quella persona che ci prospetta una necessità è per noi prioritario trovargli una soluzione per quelle che sono le nostre competenze, la nostra scatola degli attrezzi. Usiamo molto intelligenza artificiale, usiamo telefonini, usiamo realtà virtuale e molto molto altro. Dopodiché, nel momento in cui con i centri clinici che sono i nostri partner diretti, parte una sperimentazione su quello che abbiamo realizzato, iniziano i progetti piloti. Per esempio un nostro sistema che fa diagnosi sul neonato per identificare se è presente la nascita della cataratta congenita o un tumore della retina molto importante che si chiama retinoblastoma. E adesso 4 progetti piloti in 4 neonatologie, anche con donazione dei Lions che hanno comprato materiale e ci hanno permesso di diffonderlo. Quindi da lì poi diventa anche il tam tam, il passaparola. Adesso anche VIAIS stesso è diventato quello che oggi è, col tantam mediatico. E poi Luca, ci sono tantissime declinazioni di VIAIS. Devi sapere che ho conosciuto il professore tanti anni fa al concerto, un concerto di beneficenza il cui ricavato è andato proprio all'associazione del maestro Bollani. Maestro Bollani che ha una figlia che è cieca dalla nascita, che ha debuttato proprio a Milo. Ha debuttato a Milo, esatto, Frida... parte del nostro vivaio, perché noi abbiamo fondato un'orchestra nel 2018, ha debuttato e sempre con le tecnologie siamo riusciti a mettere musicisti vedenti, ipovedenti e non vedenti insieme in un concerto che era la musica oltre le barriere, dove interessava che la gente si emozionasse per la musica e non perché sapesse chi era vedente o non vedente. Anzi, abbiamo fatto in modo che nessuno, dove non era palese perché c'era il cane guida al momento dell'ingresso sul palco, dovesse sapere chi era in quella condizione, perché per noi è assolutamente una condizione. Gli ausili servono a mettere tutti nella stessa condizione di tirar fuori il talento, il cuore, quando c'è, perché dimentichiamoci che non è detto che per forza si debba andare a suonare solo perché siano vedenti nel caso dell'orchestra. E Stefano Bollani ci ha dato una grandissima mano con un concerto che ha raccolto fondi per un campus musicale che stiamo facendo nascere lì, al quale lavoriamo. E dopo, sempre a Milo? Sì. A Milo, sempre a Milo, esatto. Il nostro quartier generale, grazie alle figlie della carità di San Vincenzo di Paola, ci hanno dato questa struttura gratuitamente a disposizione. E lì cercheremo e stiamo cercando di mettere insieme vedenti, ipovedenti e non vedenti, senza che sia importante chi è il discente, chi è il docente, perché cambiando i ruoli comunque non cambiano le difficoltà. Dalla comunicazione, il non vedente usa il braille, per cui non ha una dotazione posizionale, il vedente invece ha un altro modo, quindi anche semplicemente la comunicazione a volte diventa complicata. Nino, com'è cambiata in meglio la vostra vita da quando avete conosciuto i volontari di VIAIS? Allora, sicuramente Raffaele sta rispondendo alla terapia in maniera positiva anche dal punto di vista clinico. Quindi da quanto tempo la segue? Da un anno esatto, da marzo dell'anno scorso. E quindi sta migliorando sicuramente la sua situazione dal punto di vista. Il vostro figlio, scusi se l'ha interrotto. Sì, quelle scene che sono viste a se casa, possiamo, dico alla regia, quel video c'è il bambino che gioca a casa. Il bambino che gioca col sensore, sì, insomma. Sì. Immagino per voi sia stato. Con le sorelline è lui che quando gioca. Quando lo vedete, insomma, che fa queste cose. È chiaro che è una sofferenza per un genitore vedere il figlio bendato, che deve fare una terapia sicuramente complessa, ecco, e tante volte noiosa. Il visore, ecco, questa è casa nostra, questa è Raffaella. Visore però. Quello è l'altro visore. Il visore evita la benda, questo è importante anche dirlo, quindi oltre a rendere meno noiosa, cioè più stimolante il contenuto lì dentro, ma evita la benda perché mandiamo buio nell'occhio che sarebbe bendato diversamente. E poi vedete il coinvolgimento del genitore che ha uno smartphone con un sistema proprio installato da VIAIS. Sì, esatto, il nostro software, software. Perché poi ricordiamoci che non è solo un gioco, è un gioco, è ludoterapia, quindi i movimenti che è costretto a fare dentro il visore il bambino sono mirati ad accelerare la ripresa di quell'occhio stesso. Bene, bellissima, bellissima questa storia, complimenti professore. Grazie. E in bocca al lupo insomma anche a voi e a lei che rappresenta poi tutti questi grazie genitori che in grazie qualche mille modo cercano, no, di alleviare questa sofferenza ai propri bambini. Lo ripeto, io quando si toccano i bambini rimango sempre molto così, no, attento e mi piace raccontarle queste storie, quindi professore la verremo a trovare a Milo con grande piacere. Grazie a Dazia per averci raccontato questa bellissima grazie buona notizia oggi. Tra l'altro l'invito, siccome ci ascoltano sempre i politici,
di ogni colore politico, di tutto l'arco costituzionale, ognuno con il suo ruolo. Se potete, insomma, dategli una mano, che sicuramente sarà ben accetta, senza sponsorizzarvela, questo ve lo dico io, mettendoci etichette, bandierine, simboli, ma non è questa la necessità è appunto dare una mano a questi ragazzi che si stanno adoperando per i bambini. Fortunatamente tutto il mondo del terzo settore, tutte le storie che abbiamo ospitato oggi nell'ultimo periodo sono inserite all'interno di una progettualità a livello nazionale che sostiene proprio i modelli virtuosi, e questo lo dobbiamo dire perché è frutto di un lavoro dei volontari che nasce non in tempi recenti, ma che poi comunque viene premiato grazie a una sensibilità che fortunatamente c'è a livello governativo. Allora, grazie al professore Salfi, e grazie al signor Bellamacina, c'è anche sua moglie di là, sì. È un po' timida, va bene, allora salutiamo anche il vostro piccolo, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Con il nostro punto esclamativo. Grazie, allora pubblicità, poi oggi parliamo di un sacco di schifezze che sono le infrastrutture che non vedono mai il sole, e poi tutte le polemiche sul ponte, sullo stretto, insomma si farà, non si farà, insomma oggi puntata dedicata alle infrastrutture, alle incompiute, ci sarà con noi anche l'assessore regionale ai trasporti Alessandra Ricò, tutto questo succederà dopo la pubblicità, nel frattempo saluto Assia e i nostri ospiti. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Entriamo in studio, cambio di ospiti, entriamo adesso nel vivo della nostra trasmissione dopo l'anteprima dedicata alla buona notizia WISE, questo bel progetto che ci ha raccontato Assia La Rosa con il professore Massimiliano Salfi. E allora do il benvenuto ai miei ospiti, in studio con me il segretario di Sinistra Italiana, nuovo segretario regionale di Sinistra Italiana, per Paolo Montalto. Buonasera Montalto. Michela Giuffrida, buonasera. Nostra amica, giornalista, opinionista, Antonio Condorelli, ciao Antonio. È un piacere essere qui. In collegamento l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Ricò, buonasera assessore. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, piacere rivederla. L'assessore, adesso faremo un bilancio anche della sua attività. È il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola. Buonasera Di Paola. Ciao a tutti. È sempre sorridente Di Paola, promette bene, quindi che c'è? Bisogna essere ottimisti, Luca. Bisogna essere ottimisti, no? È importantissimo. Allora, oggi di che cosa parleremo? Parleremo di infrastrutture, ovviamente, avendo l'assessore regionale ai trasporti, di infrastrutture siciliane, parleremo di quelle che si dovranno realizzare, prima su tutti il ponte è arrivato il sì al progetto definitivo per questa grande infrastruttura che molti vogliono, altri non vogliono, guardo Pierpaolo Montalto, no? Adesso cercheremo di capire anche la posizione del suo partito su questa grande infrastruttura, ma poi ci sono anche quelle infrastrutture che dovevano nascere, pensate, nel Novecento e ancora siamo nel 2024 e non vedono la luce. Allora, io partirei proprio col ponte, breve clippina per vedere insomma questo progetto definitivo del ponte sullo stretto, e poi insomma lo dibattiamo insomma per capire anche a che punto siamo arrivati visto gli aggiornamenti. Allora clip e poi entriamo con le infrastrutture. Quanto è buono. Ecco, questo non era il video del ponte, ma questo era, Antonio, che cos'è? Vabbè, partiamo così, al solito. Questo andiamo, è il video di una incompiuta clamorosa, oserei dire clamorosa, che è la tangenziale che doveva collegare già 40 anni fa Le Toianni col comune di Gallo d'Oro. Abbiamo parlato della frana di Le Toianni, tutti sanno della Sicilia divisa in due. Ebbene, c'è una via di fuga di protezione civile che è ferma da 40 anni.
Il comune, per realizzarla e per pagare i debiti creati da questa infrastruttura, è andato addirittura in dissesto, cioè pure fallito. Il comune, hanno iniziato le varianti, l'hanno finanziato, l'hanno rifinanziato, ma se voi volete andare in questa bellissima cittadina che ha anche un comprensorio importante tutto intorno, dovete procedere per delle trazzere, mentre lì vedrete questo svincolo sospeso che guarda proprio a Taormina. Allora, qua chiamo subito in causa l'assessore regionale dei trasporti. Dobbiamo partire col ponte, assessore, poi insomma andiamo, la regia ci dà la scaletta. Allora, assessore, ha visto questo video? Ma è veramente incredibile. Sì, ho visto il video e questa è una delle tante incompiute che ci sono in Sicilia. E proprio per questo nelle ultime settimane abbiamo voluto fare una ricognizione tra tutte le opere incompiute che hanno anche delle percentuali di realizzazione. E proprio col governo, nell'occasione poi del finanziamento che ci sarà attraverso i fondi di coesione nazionale, sarà prevista una voce per poter finanziare tutta una serie di opere che hanno dei lavori di realizzazione di oltre il 70%. Ci sono delle opere che non sono state realizzate per appena l'1%, il 2% delle opere ancora da realizzare. Quindi quelle che non sono state realizzate per motivi finanziari cercheremo di finanziarle e incominceremo pian piano a monitorare costantemente la realizzazione delle opere. Naturalmente non si tratta soltanto di opere di viabilità e non ho la scheda della tangenziale che abbiamo visto qualche secondo fa, però mi riprometterò proprio di informarmi nei prossimi questo giorni. Che cosa doveva essere? Scusi, assessore, lo chiedo a Antonio, che è andato là a vedere questa. Questo è uno svincolo, è uno dei tanti svincoli che sono rimasti sospesi nel vuoto. Cioè, questo dove doveva? Che cosa doveva collegare le Toianni con Gallodoro e tutto quel comprensore, quel comprensorio di comuni che stanno in alto, quindi nella parte alta. E diciamo, evitando di passare dalle trazziere che sono impercorribili, che franano in continuazione. Guardate, perché quella è la zona, ricordiamo, della famosa, la zona di Giampilieri, per intenderci. No, è molto prima di Giampilieri, però è la zona della famosa frana che divise in due la Sicilia per ben 8 anni. Cioè la frana di Le Toianni è avvenuta nei pressi di questo svincolo. Questo svincolo è incompiuto ed è un esempio clamoroso di come un'opera può durare 40 anni nella sua realizzazione e non vedere mai la luce. Assessore, insomma, io ovviamente qua l'assessore Aricò si trova una serie di cose fatte e non fatte, non è da un anno, no? È più o meno, un po' più di un anno in assessorato, sì. Chiaramente si è trovata una lista di cose da fare e da non fare e da dover fare soprattutto, no? E certo è che, assessore, a primo impatto immagino diciamo, la situazione non sarà stata piacevole, no? Nonostante il suo predecessore qualche cosa l'avesse fatta anche lui prima. No, sì, assolutamente. Il governo Musumeci e l'assessore Falcone hanno lavorato negli ultimi anni in maniera incessante. Dopodiché è cambiato anche l'approccio che il governo regionale ha col governo nazionale. E quindi fin dalle prime battute il presidente Schifani e io e tutto il governo abbiamo avuto interlocuzioni con il governo centrale e con ANAS a tal punto da poter consentire ad esempio il commissariamento dalla Palermo-Catania, che consentirà una serie di snellimenti burocratici e di velocizzazione dei cantieri ancora aperti, e lo stesso ad esempio sulla Palermo-Agrigento. Noi abbiamo ottenuto un monitoraggio costante di queste arterie e addirittura sulla Palermo-Agrigento abbiamo avuto un impegno da parte del committente generale di dover chiudere tutti i cantieri entro dicembre di quest'anno. E quindi purtroppo quando si parla di opere pubbliche, di opere pubbliche non possiamo lavorare e avere dei risultati dall'oggi al domani, però oggi mi sento di dire che per esempio per l'arteria principale che è della Sicilia, che è la Palermo-Catania, i lavori stanno procedendo incessantemente, addirittura ci sono dei cantieri che hanno attivato i secondi e i tripli turni, quindi riteniamo che il monitoraggio stia funzionando e che i meccanismi di collaborazione col governo nazionale stiano dando, e con ANAS stiano dando i loro frutti. Allora,
siete tutti aperti, dibattito in qualche modo aperto, no? Perché insomma immagino che ognuno di voi su questa storia delle strade, siccome ci sbattiamo la testa, strade, ferrovie, porti, aeroporti, ci sbattiamo tutti la testa, prima di tutto da cittadini, prima che col nostro ruolo diciamo professionale e politico. Quindi insomma qua siamo di fronte ovviamente a una Sicilia che è rimasta indietro. Qualche giorno fa è uscito anche un bel rapporto di Legambiente proprio che parlava delle ferrovie e parlava anche del ponte sullo Stretto, accusando appunto diciamo di inutilità questa grande opera. Allora, Pierpaolo Montalto, Michela e poi anche Nuccio Di Paolo. Allora, innanzitutto permettetemi di dedicare un pensiero a quello che è successo a Firenze, perché è un dovere della politica. Io credo che a Firenze crolli la civiltà di questo paese e crolli anche l'idea, secondo me falsa, tutta liberista, che possa esistere una vera democrazia senza giustizia sociale. Se quattro operai muoiono schiacciati sotto il cemento per essere andati a lavorare, ecco, io credo che crolli sia la civiltà sia la democrazia. E lo dico perché, visto che stiamo parlando di infrastrutture, io immagino che innanzitutto, prima di parlare di infrastrutture, si debba parlare del rifiuto, no? Di questa pratica drammatica dei subappalti, della qualità dei materiali e del livello anche, no? Di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che all'interno delle aziende che poi svolgeranno queste infrastrutture. Allora, io credo che sul tema infrastrutturale è chiaro che l'assessore non può oggi venirci a parlare dopo un anno di lavoro, quindi parlerò di cose che si estendono nel tempo. Il problema dell'infrastruttura a Sicilia è visibile sotto gli occhi di tutti. Diceva lei, giustamente, dicevi tu Luca, diciamoci del tu, diceva lei, che è giustamente una cosa che ci viviamo sulla nostra pelle, ogni giorno, no? Io credo di aver fatto in questo mese tante volte, sia per ragioni di lavoro, sia per ragioni, quindi, il Tribunale di Palermo, sia per ragioni politiche, la Catania Palermo tante volte, ed è un disastro la Catania Ragusa, non è stata ancora completata la Siracusa Gela. Ecco, il problema strada a Catania è drammatico, strada in Italia, in Sicilia è drammatico, e vedete, quando noi poniamo la nostra contestualità al ponte, facciamo perché c'è un dato oggettivo, assessore: per completare queste opere, per uscire a dotare la Sicilia di strade di collegamento sempre tra i comuni, lo diceva prima Antonio Condorelli, per dotare la Sicilia di possibilità di spostamento veloce e moderno, serve spendere risorse. Se noi destiniamo 1,3 miliardi destinati ad esempio al Fondo di Coesione Nazionale al ponte, se noi sottraiamo per un'opera che è oggettivamente inutile rispetto a quelli che sono le emergenze in Sicilia, perché veda, assessore, io sono convinto di una cosa: innanzitutto bisogna completare veramente la rete stradale, che bisogna finalmente dotare questa terra di una rete ferroviaria sul quale è calato un silenzio enorme, perché bisogna ripensare l'idea dello spostamento in Sicilia non solo delle persone ma anche delle nostre merci. Possiamo dirlo che il trasporto su gommato è qualcosa di drammaticamente arretrato e che dovremmo fare arrivare le nostre merci ai mercati del nord in modo più veloce e più sicuro, ad esempio via. Allora, andiamo, interventi più brevi, intanto così rispondono tutti e intervengono tutti. Chiudo dicendo solo una cosa: oggi in Sicilia ci giochiamo una scommessa che anche quella ambientale, ecco, più che il ponte, pensiamo ad un'opera infrastrutturale che di poco si parla in Sicilia, ovvero la bonifica dei nostri territori devastati dall'immondizia, perché lei faceva riferimento all'ANAS. Chiariteci chi deve levare le discariche dalle strade statali, perché in quelle provinciali non ci sono purtroppo più le province, e in quelle statali c'è questo contenzioso tra regione, anzi, ecco, noi vorremmo bonificata la nostra terra. E ho chiuso. Michela. Allora, volevo inserire, aggiungere un elemento alla discussione, anche perché io penso che quando si parla di FSC e quando si parla di dotazione finanziaria di opere pubbliche in Sicilia, certo non si possa dire che sono mancati soldi in passato. Ricordiamo che l'FSC è il fondo sociale, il fondo di sviluppo e coesione, ed è un fondo europeo. E perché abbiamo questi soldi? Li abbiamo perché siamo regione a ritardo di sviluppo, e siamo regione a ritardo di sviluppo da ormai non ricordo più neanche quanti anni. Allora, ovviamente non facciamo carico all'assessore, ma lo stiamo dicendo tutti, che si è insediato da poco più di un anno. Però io chiederei all'assessore, la cui onestà intellettuale è riconosciuta, dove ravvisa la incapacità, considerato
che oggi la Sicilia ha ancora una rete ferroviaria che è a poco più del 50% elettrificata, cioè parliamo di cose incredibili, e di cui solo il 16% è a doppio binario. Mi ricollego a quanto si diceva prima, noi giornalisti spessissimo seguiamo dei filoni. Quando ci sarà, speriamo mai, il prossimo incidente ferroviario, si ritirerà fuori il tema del doppio binario. Allora, assessore Aricò, da politico di lungo corso, perché pur avendo da sempre le risorse, la Sicilia non è riuscita ad uscire da questo gap, che è un gap di coesione che l'allontana sempre più dall'Europa, e non è solo per la sua insularità, quello è un problema nel problema. Perché la rete ferroviaria siciliana ci impone di impiegare 13 ore da Catania a Trapani? No, tra l'altro l'ultima è quella del rapporto appunto di Lega Ambiente, 13 ore da Trapani a Ragusa, cioè una cosa... Allora, che cosa è mancato? Se è mancata la volontà politica, se è mancata la capacità, se sono mancate le risorse... Assessore, ne approfitti, lo dica adesso che è ancora un anno che aggiungo là, un altro tema, si parla di opere cantierabili, ma non ci sono le risorse negli enti territoriali per fare progettazione. Come uscire fuori da questo gap? Allora, partiamo dalla rete ferroviaria. Naturalmente il gap che abbiamo è di circa 50-60 anni rispetto alle linee del nord, e proprio negli ultimi anni si è dato un colpo d'ali. Il governo regionale negli anni precedenti, e già all'inizio del nuovo governo regionale, prima Musumeci e ora Schifani, ha lavorato sulla programmazione, su una parte del raddoppio del binario sulla Palermo-Catania. È vero, c'è soltanto il 13%, è soltanto una parte elettrificata, una su tutti. E proprio qualche giorno fa abbiamo riletto il rapporto, credo fatto da Lega Ambiente, che valutava il tragitto da Trapani verso Ragusa in circa 13 ore. Ma è vero che il primo atto di questo del governo Schifani, proprio nel dicembre 2022, è stato quello di porre in essere il finanziamento per l'elettrificazione della Palermo-Trapani-Via Milo. È un'arteria chiusa ormai da anni. Il governo Musumeci, alla fine del suo mandato, aveva messo in campo la manutenzione straordinaria. Il governo Schifani, come primo atto, oltre 100 milioni di euro sono stati sbloccati per l'elettrificazione. Quindi dal 2027, a me dispiace che poi ci saranno sempre il report di fine anno 2024 e poi del 2025 e del 2026 che annualmente o semestralmente tireranno fuori questa storia della Trapani Ragusa. Assessore, le segnalo una cosa, mi permetto di segnalarle una cosa che fa parte anche di questo rapporto di Lega Ambiente, che ho vissuto raccontandolo per la 7. Il caso è questo, che da Gela a Catania ci vuole lo stesso tempo necessario per andare da Milano a Roma, perché c'è un ponte tra Caltagirone e Gela che è crollato da 13 anni. Erano iniziati i lavori nel 2022, perché ci sono voluti 9 anni per fare solo l'appalto. Questo appalto si è fermato o procede a rilento. Il risultato è che bisogna prendere l'autobus alla stazione ferroviaria di Gela e poi si fa il cambio col treno a Caltagirone, un po' come sta avvenendo da Catania a Dittaino, un'esperienza che ho fatto oggi, devo dire che è terrificante. Ma questo appalto che fine ha fatto di questo di Gela? Allora, questo appalto è uno degli appalti che stiamo monitorando quotidianamente, e a breve avremo anche un responso su quando riprenderanno i lavori e quando verranno completati. Dobbiamo capire se vogliamo noi una rete moderna con manutenzione straordinaria e con il raddoppio, dobbiamo far sì che si facciano i lavori ferroviari in Sicilia ammontano più di 10 miliardi, cioè immaginiamo tutte le risorse che serviranno per costruire il ponte. Attualmente l'accordo quadro col governo nazionale, con RFI e con la regione prevede degli investimenti di circa oltre 10 miliardi di euro. Dopodiché dobbiamo capire, vogliamo che si facciano i lavori? Se si fanno i lavori sulle ferrovie, purtroppo alcune linee non potranno essere utilizzate, e l'alternativa del non utilizzo di alcune linee sarà ad esempio quanto
succede a Dittaino, cioè quella di prendere i pullman. Proprio per questo il governo regionale per la prima volta metterà sul campo il bando sul trasporto gommato. Potete andare a ritroso negli ultimi 50-60 anni. Nessun governo regionale è riuscito a fare un bando sul trasporto pubblico locale gommato. E noi stiamo lavorando. Ma perché? Questo non lo so. Noi stiamo lavorando e entro quest'anno vi do questa notizia. Se voi volete ritenerla positiva o meno, io spero che possa essere ritenuta positiva. Ditelo il perché. Perché c'era un monopolio sul trasporto pubblico. C'era un monopolio. Io non lo so. Noi stiamo lavorando fare il bando. Stiamo lavorando per dotare anche le aziende che hanno delle concessioni regionali di nuovi mezzi. Ci siamo fatto carico di anticipare le somme dell'80% per l'acquisto di nuovi 147 pullman o ibridi o a metano o elettrici. Questo è un grande risultato. Proprio di qualche ora fa abbiamo sbloccato 31 milioni di euro e vedremo 147 pullman girare per le strade e le autostrade siciliane. Il prossimo anno saranno nuovi fiammanti. Dopodiché noi dovremo andare a intersecare le linee ferroviarie esistenti in maniera tale che dove ci sono delle disfunzioni ferroviarie aumenteremo quelle sul trasporto pubblico gommato anche in funzione ai lavori di manutenzione straordinaria o di riammodernamento delle linee. Quindi per chi vorrà andare da Trapani a Ragusa basterà collegarsi, ma questo lo possono fare fin da adesso e potrà ben capire che probabilmente è più conveniente prendere un pullman di una delle linee. Dopodiché fatemi parlare un po' della condizione di insularità. Mi scusi anche però, assessore, un minuto, perché sennò diventa un comizio, quindi vorrei interloquire con lei su un punto. Per carità, gli interventi che lei ha annunciato sono tutti interventi, anche quella del bando, sono delle cose, per carità, condividiamo. Però una domanda, innanzitutto ammodernare i mezzi di trasporto con lo Stato e le strade siciliane chiaramente è come invitare la gente a cena senza qualcosa messa a tavola. Quindi lei ha parlato di programmazione, però le faccio una domanda, cioè qua i siciliani, i cittadini e i cittadini non possono non avere i chiarimenti su un dato. Lei è assessore nuovo di un governo nuovo, ma il centrodestra in Sicilia governa da 10 anni tra Musumè, io quello che voglio capire è che... Io ricordo 10 anni fa c'era il presidente Crocetta. Però vabbè, avete già governato 5 anni, c'è un nuovo governo. Ha ragione, sono 7 anni, ho unito alle 2 legislature. Speriamo che non governerete 10 anni dopo Schifani. Ma dico, siete riusciti ad avere un'idea di programmazione o si va a tentoni? Perché lei si fa riferimento chiaramente ai ritardi, ai disastri nell'esecuzione delle opere. Ma gli appalti, i finanziamenti sono stati dei buchi neri. E per carità sono stati buchi neri sia quando ha governato il centrodestra, quindi quando ha governato ci sono stati altri governi della Sicilia, ma sono stati dei buchi neri ed è questo sul quale il governo deve dare risposte, sulla programmazione e sui tempi, perché in Sicilia c'è un allarme. E chiudo dicendo una cosa, lei da siciliano non può convenire con me che il ponte è l'ultima opera che serve a questa terra. E quindi non potete accettare passivamente quello che è un'imposizione del governo nazionale su un'opera che ai siciliani in questo momento non serve, o quantomeno abbiamo altre priorità. Questo però è una posizione di nel senso, io se posso rispondere, io credo che ci sono molti siciliani che a questo punto lo vogliono, però no, insomma, io non sono assolutamente d'accordo alla posizione. Naturalmente per me il ponte è un'opera strategica per tutta la Sicilia e l'abbiamo posto in tutte le competizioni elettorali come argomento principale sia a livello nazionale che a livello regionale. Dopodiché stiamo vedendo che il ponte sullo stretto farà sì che ci sia un acceleratore delle opere e noi stiamo lavorando da qui ai prossimi 7-8 anni. Come assessore, perché ci sarà un acceleratore delle opere? Perché ci sarà un'accezione delle opere? Lo spieghi però, non può annunciarlo, perché non possiamo fare propaganda su queste cose. Lo annunci, lo spiego, ci sono, e già ci sono 12 miliardi di euro di finanziamento e di appalti posti in essere per l'ammodernamento delle strade ferroviarie. Stiamo lavorando sulla Palermo-Catania, come dicevo prima, l'arteria principale della regione. Stiamo lavorando su tutta una serie di opere a breve sulla programmazione degli FSC,
che stiamo redigendo, ci saranno l'ammodernamento di alcuni tratti. Non mi sta rispondendo però, vabbè, non mi sta rispondendo, questo è quello che state facendo. Perché fare il ponte accelera queste cose? Ecco, vorrei capire questo. Perché c'è una grande attenzione da parte del governo nazionale affinché il ponte sia ben collegato, e se va a vedere anche ad esempio quanto sta succedendo in Calabria. Non mi sta rispondendo, quindi non è vero. Allora, un attimo, fermi tutti. Allora, facciamo un attimo una cosa. Aspetta, fermi tutti. Scusi, assessore, un attimo. Facciamo vedere questa clip del ponte che avevamo preparato, che volevamo mandare prima. Perché da questa clip del ponte si vedono anche i collegamenti che svilupperà questo ponte. Su questo poi possiamo discutere. Di Paola, lei c'è ancora? Perché io non lo vedo. Dov'è? Di Paolo. Lucio interviene. Io sono qui, Luca, aspetta che mi dai la parola. No, prego, qua siamo, come dire, a microfono aperto, lo dico a tutti, si può intervenire. Allora, vediamo questa clip del ponte sullo stretto di Messina. Sono pochi secondi, ieri è stato presentato il nuovo progetto e poi discutiamo ancora su come il ponte può sviluppare le infrastrutture. Allora, leggo la scheda che è stata diffusa ieri dalla Società Stretto di Messina, abbiamo anche i numeri, li possiamo mettere anche in grafica, 6 corsie stradali, 3 per ciascun senso di marcia, il treno veloce, che succede? Partito il telefono, vabbè. 200 treni al giorno, 6 ore di percorrenza, questo è nel punto, eccolo qua, la percorrenza circa tra Roma e Palermo. Oggi ce ne vogliono molti di più, perché considerando che si traghetta almeno su 20 minuti, poi ovviamente bisogna anche diciamo uscire, insomma tutto quello che succede, insomma, quando si traghetta. È un'opera che vedrà il primo cantiere, si pensa, l'apertura del cantiere è già quest'anno in estate e dovrebbe concludersi nel 2032. Al di là poi vediamo un'altra grafica, insomma, poi ci sono anche le specifiche tecniche di questo ponte, che è veramente una grande opera laddove appunto il progetto viene sviluppato, no? Una campata centrale di 3,3 km, eccolo qua, poi insomma ci sono tutti i numeri che riguardano appunto, e soprattutto c'è la resistenza ai venti, che a velocità superiore, con velocità superiore a 300 km/h, e poi la resistenza al sisma. Questo è uno, no? Michela, Antonio, questo è un altro dei punti sul quale si faceva leva, sul quale fa leva il fronte del no, appunto la resistenza ai terremoti, quindi resiste almeno secondo i progettisti, dovrebbe resistere a 7.1 e dovrebbe avere una vita di 200 anni. No, Di Paola, la convince questo progetto? Allora, io fondamentalmente, visto che vi ho seguito e non ho interrotto, voglio dire 3 cose anche per far capire un po' di cosa stiamo parlando ai siciliani. La prima cosa: la Sicilia è una delle regioni che ha il maggior numero di incompiute. Vengono certificate ogni anno dal PIT, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nel 2018 quelle siciliane le ho girate quasi tutte, e sono circa 130-140 ogni anno, quindi vengono certificate ogni anno 130-140 incompiute. Come si genera un'infrastruttura o un'opera incompiuta? Nel 90% dei casi l'incompiuta viene realizzata perché il politico di turno di quel territorio, a un certo punto, soprattutto negli anni 90, negli anni 2000, alcuni di quei politici tirano ancora le fila della regione siciliana, il politico durante le campagne elettorali porta su quel territorio dei soldi o dei fondi per far sì che si possa realizzare un'opera infrastrutturale, che possa essere una strada, un ponte, qualunque altra cosa, mette i soldi in maniera tale da generare lavoro, quindi da far lavorare operai, che in automatico, secondo il suo pensiero, il pensiero del politico, si trasformano poi in voti, quindi chi lavora, sviluppo e quindi voti, indipendentemente se quell'opera serve, se quell'opera verrà realizzata o se quell'opera rimarrà incompleta. E così la Sicilia nel corso degli anni ha accumulato un'enormità di infrastrutture incompiute che nella maggior parte dei casi, quasi l'80% di quelle opere, devono essere abbattute e bonificate, perché non possono essere riprese, perché oramai sono infrastrutture vetuste. Questa è la prima cosa. La seconda cosa: il ponte sullo stretto sarà
una enorme incompiuta. Perché sarà un'enorme incompiuta? Perché anche in questo caso il politico di turno, anzi una forza politica in particolare di turno, Salvini sbarra Lega, siccome si trova in una situazione di enorme difficoltà all'interno del centrodestra, Fratelli d'Italia praticamente li sta completamente inglobando e non sanno in che posizione andarsi a collocare nel panorama del centrodestra, ha bisogno di questa propaganda sull'infrastruttura del ponte sullo stretto per cercare di superare il valico delle elezioni europee. Perché tutta questa manfrina, tutta questa storia del ponte sullo stretto servirà solo ed esclusivamente per cercare di prendere un voto in più alle elezioni europee. Perché mi fa ridere il fatto che siamo di fronte a un progetto definitivo ancora e si dice che il cantiere verrà aperto quest'anno. Dico io, tra il progetto definitivo e il progetto esecutivo ci vorranno sicuramente mesi, anni. Allora Di Paolo, aspetti un attimo perché qua ci possiamo entrare dentro, eh. Noi abbiamo sentito anche il sindaco di Messina su questo. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità poi ritorniamo. Sindaco fammi di Messina, fammi chiudere sull'ultimo punto. Si parlava poco fa anche del trasporto pubblico locale su gomme e quindi gli autobus. C'è una cosa che non si dice, nonostante l'assessore dice che si stanno mettendo in campo nuovi autobus per le aziende private. Stiamo perdendo una partecipata strategica per la regione siciliana che è l'AST. Bravo. L'AST in questo momento ha i conti in rosso, ci sono i dipendenti che probabilmente verranno licenziati, circa 700 dipendenti, e stiamo perdendo una delle partecipate strategiche della regione siciliana per il trasporto pubblico locale. Quindi anziché parlare, io il suggerimento che do all'assessore, vero è che si stanno mettendo in campo dei mezzi nuovi per le aziende private, ma stiamo perdendo una partecipata strategica perché ad oggi non si sta facendo nulla per controvertire il probabile fallimento di questa azienda che vedrà 700 persone sul lastrico e vedrà un parco automezzi che in questo momento lo si sta vendendo non so a chi, privatizzando. Allora un attimo Di Paola, se no mettiamo troppe cose dentro. Tra l'altro c'ho pure una rispondere solo su AST, vi su prego, AST. Prego. Nei prossimi 10 giorni verrà approvato il piano industriale dell'AST, quindi questo è una notizia e la possiamo dare per assodata. Dico, ci possiamo anche riaggiornare tra 2 settimane. Cosa prevede? Ci dica di più, assessore. Il rilancio dell'azienda con nuovi investimenti e la salvaguardia di tutto il personale attualmente presente all'interno dell'azienda. Rafforzeremo il trasporto pubblico perché il tema che pone Nuccio Di Paolo del Movimento 5 Stelle lo condivido e lo sostengo o no? Assolutamente, perché questa sarà, è la priorità. Sarà integrato nel nuovo bando che stiamo redigendo presso l'assessorato. E puntiamo su quello, sul trasporto pubblico. Abbiamo già delle cifre, assessore. Sì. Abbiamo già delle cifre. Allora, il bando, il costo del nuovo bando varrà comprensivo di AST e delle linee che verranno assegnate ad AST, circa 100 milioni di euro l'anno. E ci saranno circa 65 milioni di chilometri percorsi, quindi e stiamo valutando se poterne fare rispetto agli attuali 62 o 65 milioni o 68 milioni, stiamo cercando di reperire le risorse. All'interno di questo nuovo programma del trasporto pubblico locale verrà inserito AST con un nuovo piano industriale che stanno in queste giornate collazionando. Beh, questa è una notizia, insomma. Quindi mi permetto di dire sicurezza per tutti i dipendenti e per il futuro della dice Michela Giuffoli, un'inversione di tendenza rispetto una buona inversione di tendenza. Allora, pubblicità, poi a Di Paolo vi faccio vedere una cosa, una storia incredibile, un progetto fantoziano, il progetto del porto di Gela, glielo faccio vedere a Di Paolo, ma glielo faccio vedere ovviamente, lo conoscerà l'assessore Arrico e ovviamente anche per Paolo Montalto, oltre che ovviamente Michela Giuffrida e Antonio Condorelli, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta al nostro punto di oggi sulle infrastrutture, insomma, ma su tutto quello che riguarda appunto le infrastrutture, la politica. Con noi l'assessore regionale dei trasporti Alessandro Arico, che insomma, diamo di nuovo il benvenuto, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paolo, il segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto e poi i giornalisti Michela Giuffrida e Antonio Condorelli. Do il benvenuto perché si è aggregato a noi da poco, sempre all'interno del nostro studio.
vi dico il nome, è già tutto un programma. Giuseppe Pensavalle De Cristoforo dell'Ingegno. Voi direte chi è? È il rappresentante del partito Stella e Corona, come sapete, insomma, è morto l'ultimo re d'Italia, insomma, in esilio, e allora quindi i monarchici, quelli veri, quelli riuniti in un partito, che fa? Quant'altro? Lo dico. Cioè, invitatemi. Dov'è Pensavalle? Dov'è? Pensavalle, c'è cioè, con noi? Buonasera, sì, ecco, buonasera. Che ecco. Cosa c'hai in mano? Ah, in mano la rivista del nostro periodico, Italia Reale. A proposito Reale. Di Regge Trazzere, no? Cioè, Italia è... Reale, sì. Eccolo qua, Italia Reale. Italia Reale. Sei dispiaciuti, no? Che è morto il re, ovviamente. Sì, certo, naturalmente siamo molto... Ma c'è la faccia di circostanza. Siamo dispiaciuti, ma siamo anche contenti. Morto un re, vivo il re. Vive il re, come quindi dicevamo. Abbiamo, diciamo, Emanuele Filiberto che sostituirà degnamente il padre. Senta, certo, siamo tutto avanti questo dibattito sulle infrastrutture. Voi il re è per il ponte o per il no ponte? Allora, se, chiaramente diciamo per lo sviluppo e quindi immagino che sia per il ponte. Non abbiamo fatto questa domanda, quindi io posso rispondere per il partito. Il partito è favorevole al ponte. La monarchia per lo sviluppo è veramente un concetto che messi insieme sono meravigliosi. Ma ha un senso ancora oggi parlare di monarchia? Pensavalle. Certo, abbiamo monarchie in tutta Europa, i paesi più progrediti sono in Europa sono retti da monarchie costituzionali chiaramente, come sarebbe stata in mancanza del broglio anche la nostra, perché contestualmente al referendum era stata diciamo, indetta l'elezione dell'Assemblea Costituente per dare una Costituzione democratica all'Italia che sarebbe appunto nata dopo il referendum e che purtroppo diciamo è finita in malo modo, ecco, per gli italiani. Certo. Senta, pensavate, guarda che le faccio vedere, va, io le faccio vedere ora un bel porto, vediamo cosa ne pensa, chissà cosa ne penserebbe il re di questo porto di Gela, un progetto fantoziano, sbagliato, un sacco di soldi pubblici spesi, il porto ovviamente non esiste più a causa di questo progetto e noi ve lo facciamo vedere in questo servizio che ha confezionato per noi Gerry Italia. Questa qui dove mi trovo adesso non è una delle tante spiagge del lungomare di Gela, è invece la darsena sud del porto rifugio di Gela, che come vedete è totalmente insabbiata. Alle mie spalle le barche che sono imprigionate all'interno del porto. Da oltre 40 anni, a causa di un errore di progettazione che ha invertito le lunghezze dei due bracci, quello di Ponente e quello di Levante, la corrente porta la sabbia all'interno del porto e così il porto è perennemente insabbiato. Da anni si parla di interventi, ma finora niente si è mosso. Dopo infinite pastoie burocratiche che hanno insabbiato ulteriormente il futuro del porto rifugio, nel 2020 la gestione della struttura passa dalla regione all'autorità portuale della Sicilia occidentale. Dopo due caratterizzazioni delle sabbie e un escavo mai partito, sembra che a breve qualcosa dunque possa sbloccarsi, ma nel frattempo le barche dei pescatori e dei diportisti restano imprigionate nella baia. L'imboccatura del porto, infatti, sembra l'ingresso di una prigione. Provare a uscire anche in condizioni di mare favorevole si trasforma in una trappola pericolosa. I tratti più bassi oscillano dal metro agli 80 centimetri, come segnala l'ecoscandaglio delle barche, il tutto causato dalla sabbia trasportata dal vento e dalle correnti. Anche noi abbiamo provato ad uscire a bordo del peschereccio di Davide, uno dei pescatori della zona, e abbiamo rischiato di rimanere incagliati. Cioè, voi in ogni caso, ecco, in quella, lì proprio lì davanti, proprio lì davanti stiamo vedendo una secca, quella è sabbia, una secca, sì, quella là. L'abbiamo smossa noi con la barca. Cioè di fatto la chiglia della barca ha toccato il fondo. Ha toccato il fondo. E non siamo neanche a 50 metri all'imboccatura del porto. Perfetto. Quanto dovrebbe essere qui il fondale? Ma in un porto che si rispetti dovremmo parlare di 5-6 metri di profondità. E qua invece a quanti metri siamo? Ma nemmeno un metro, lì dove abbiamo toccato siamo sui 90 centimetri. Thank you.
ritorno al molo raccogliamo lo sfogo di Davide, una sintesi efficace della condizione in cui si trova la piccola pesca in città, messa in ginocchio dalla politica miope degli ultimi 40 anni. Il ceto peschereccio gela, è ormai morto e senza giri di parole si deve la caduta dell'attività di pesca a gela alla mala gestione che c'è stata di questo porto per 40 anni e all'abbandono soprattutto di tutte le istituzioni a vario livello. Soffrono i pescatori e soffre anche chi lavora con le barche, come Antonio. La sua ditta nautica lavora in tutta Europa, ma a Gela ha dovuto licenziare il personale e chiudere il capannone, che è diventato obiettivo di ladri e di vandali. Noi eravamo quasi 10 persone che lavoravamo in questa azienda, tra indotto, pontili, rimessaggi, manutenzione, palaggi e vari. Oggi abbiamo la nostra crew ferma, non so nemmeno se mette più in moto, cioè da quant'è che è ferma materialmente. Non so che dire, cioè sono stanco e amareggiato anche di venire qua dentro, guardare, avere dei ricordi belli, perché sia stato un periodo molto bello, abbiamo lavorato tantissimo, ma rimanerci a malincuore per quello che tu hai dentro, per quello che hai cercato di fare come un buon padre di famiglia fa per i propri figli. E oggi forse vedere anche i miei figli andare via, perché non vedo futuro su Gela, non vedo futuro per questo porto. Dieci anni fa, intanto, si è costituito anche un comitato a difesa del porto, che in questi anni ha portato avanti una vera e propria battaglia contro i mulini a vento. La speranza adesso è che l'autorità portuale sblocchi finalmente l'iter. Speriamo che serva a qualcosa questo passaggio, però purtroppo, come ben vediamo, non è cambiato ancora nulla. Il porto fermo era e fermo è rimasto, non abbiamo novità, il comitato non viene per niente messo al corrente dello stato dell'arte dei lavori e non si sa nulla, non sappiamo che fine faremo. I pescatori nel frattempo restano imprigionati all'interno del porto, le reti rimangono qui a marcire sui moli e le barche sono abbandonate. L'acqua, come vedete, è piena di rifiuti perché il porto continua a rimanere impraticabile. Non c'è futuro, c'è, perché hanno tardato troppo a dare voce a un appello che già facevamo da oltre un decennio. E questo era il porto di Gela. Lucio Di Paola. Luca, da questo capisci, poi si parla di ponte sullo stretto e poi i cittadini vedono queste opere che poi non vengono mai realizzate. Io ti dico solo una cosa, perché l'ho seguito da vicino tutto quest'iter del porto di Gela. Io avevo l'assessore Falcone che la scorsa legislatura veniva in città e dava ogni qualvolta un cronoprogramma con delle date ben precise su cui dovevano partire i lavori. A un certo punto ci siamo accorti che tutte queste date erano delle date fasulle, e la cosa che abbiamo fatto con forza, la politica del territorio ha fatto spostare tramite il governo Conte la gestione del porto dalla regione siciliana all'autorità portuale di Palermo. Questa forse è la cosa che permetterà da qui ai prossimi mesi finalmente di smuovere qualcosa, perché la regione siciliana da almeno 8 anni ha preso in giro, perché lo possiamo dire in maniera chiara, quel territorio, perché ogni qualvolta si dava una data di partenza dei lavori e quella data non veniva mai rispettata. Allora la cosa che si è fatta tramite il governo Conte 2 nel 2020 è spostare il porto di Gela dalla gestione della regione siciliana all'autorità di portuale di Palermo. Ci sono stati dei rallentamenti anche nell'iter burocratico del passaggio dalla regione siciliana all'autorità portuale di Palermo. So da quello che mi risulta che in questo momento l'autorità di portuale di Palermo sta accelerando l'iter e della sistemazione del braccio, perché come avete visto la prima cosa da fare è sistemare il braccio, perché altrimenti... Scusi Di Paolo, questo è veramente...
diciamo, questo è veramente, lo dico anche agli altri ospiti, cioè veramente qua siamo a oggi le comiche, no? Cioè, non è braccio più lungo, braccio più corto, alternano, sbagliano nella progettazione la lunghezza del braccio e quel porto si ritrova. Questa è una conferma della totale incapacità di gestione delle infrastrutture, perché non sono riusciti a intervenire d'urgenza facendo un dragaggio che potrebbero, e in un mese, un mese e mezzo risolverebbe subito il problema, e poi intervenire rimediando all'errore progettuale. Negli ultimi 10 anni, perché io questa storia del porto di Gela la seguo almeno da 10 anni, quindi a cavallo del governo Crocetta, governo Musumeci e governo Schifani, nessuno ha fatto qualcosa, e c'è un indotto con centinaia di persone in ginocchio, imprese che hanno chiuso, porti turistici si stanno spostando verso Licata, e un territorio di Gela che è stato devastato dalle industrie, condannato anche per quel male stupendo che ha, per l'ultima cosa che ci poteva essere e che invece non c'è. Il problema vero è che non è solo una comica, è una comica che è elevata a regola. Perché lo dicevo prima informalmente, basta pensare a quello che è successo sui progetti per ammodernare la nostra rete idrica, con chi doveva controllare che si trovava nello stesso poi a Trapani e Messina allo stesso momento. Qua il problema è che tutte le opere, qualsiasi affidamento, diventa un buco nero, perché diventa uno strumento per alimentare una rete clientelare indecente. Nuccio, è su questo che dobbiamo intervenire insieme per rompere un meccanismo della mala gestione che è diventato inaccettabile. Quello che abbiamo visto, e complimenti per il servizio, è sconcertante, ma una cosa che si reitera, perché ripeto, qualsiasi collegamento, qualsiasi risorsa che arriva in Sicilia viene utilizzato per alimentare una rete clientelare. Per questo abbiamo tutte le opere ferme, abbiamo le incompiute, non abbiamo una rete ferroviaria, abbiamo un disastro delle nostre infrastrutture. Opere che peraltro non sono neanche da rifondare totalmente, ma a proposito di dragaggio, ne parlavamo prima durante questo bel servizio, ci sono stati problemi enormi per il dragaggio e per la bonifica del canale di Mazara del Vallo, che è strategico per una città che vive della sua marineria, e questo è un altro esempio da fare. Io volevo ricollegarmi a quello che diceva l'assessore Aricò poco fa, quando dava atto del cambiamento in atto e della, in qualche modo, inversione di tendenza, perché c'è una cosa che credo bisognerebbe chiarire in questa sede, visto che è stato scritto dal giornale La Sicilia. Assessore Aricò, ci sono delle problematiche o delle forze più o meno occulte che vogliono in qualche modo cancellare il lavoro fatto dal precedente governo, perché a quanto pare anche esponenti del suo gruppo hanno paventato questo. Poi c'è uno scontro sotto gli occhi di tutti, naturalmente, per quanto riguarda la distribuzione delle opere, quindi il piano che dovrebbe approdare a breve ad una sua soluzione, il piano appunto delle opere FSC, perché noi stiamo parlando di opere pubbliche, di infrastrutture, e la dotazione deve arrivare da là. Questo piano è stato partorito, è vero che c'è uno scontro in atto tra l'attuale maggioranza e una parte, diciamo, del suo partito, che è quella che fa riferimento più da vicino all'ex presidente della regione Musumeci. Chi ha ragione, se possiamo smentire questo, perché questa è una cosa che credo dovrebbe un po' preoccupare tutti. No, dobbiamo assolutamente smentire, non c'è nessuna contrapposizione rispetto all'ottimo lavoro fatto negli anni precedenti dal governo Musumeci. Anche io, diciamo, nell'ultimo scampolo della legislatura ho approvato alcune delibere che, diciamo, sulle quali si sta lavorando in questi giorni. Noi vorrei anche fare un passaggio sullo stanziamento dei fondi di coesione, che ammontano a 6,8 miliardi. Di questi 6,8 miliardi sappiamo che 1,3 miliardi sarà utilizzato per il ponte, circa 800 milioni di euro saranno utilizzati per i termovalorizzatori, 400 milioni di euro saranno la premialità, e quindi non li potremo utilizzare. Scusi, assessore, i termovalorizzatori costruiti a che distanza dalle comunità cittadine, lo dica, visto che è un tema che non abbiamo trattato, lo dico. I termovalorizzatori ancora io non lo so, perché ancora il piano non è stato redatto, non perché è di mia competenza. Perché state abbassando il limite, vero? E quindi ci troveremo qua a casa nostra.
Io sono fortemente favorevole alla costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia rispetto alla situazione odierna dell'immondizia che non sappiamo più dove portarla. Così non riempiamo tutta l'aria, oltre all'immondizia ci avete lasciato nelle strade, riempite l'aria. Quella che ci avete lasciato nelle strade, la bruciate e allora, ci ammorbate l'aria. Complimenti per la visione strategica. Ribadisco la visione che abbiamo favorevole ai termovalorizzatori, e se vediamo anche l'esperienza che c'è stata in Campania negli ultimi anni, hanno risolto totalmente la problematica dell'immondizia. Certo, poi potremmo anche parlare del percolato e della contaminazione. Il suo alleato Salvini prima ci ha fatto mandare l'immondizia e ora noi gliela bruciamo. Complimenti. Potremmo parlare pure dell'inquinamento delle falde acquifere. A voi non piace, siete il partito del no, no al ponte, no ai termovalorizzatori. Il partito del sì, noi siamo il partito del sì, perché sul tema rifiuti potremmo esprimerci. C'è un'altra puntata perché mangiamo il partito del sì, sì, quindi ha sia un rispetto dell'ambiente, sia tutto quello che riguarda, mi ripeto, è un tema troppo delicato, poi quando parliamo di rifiuti ne parleremo. Quello che però non si può sentire è che con tutte le nostre strade provinciali e statali trasformate in discariche, con la regione ferma, con un balletto incredibile all'ARS sulle province, ci si venga a dire che la soluzione è prendere tutti i rifiuti che ci hanno condannato a vedere giornalmente quando noi passiamo le nostre strade e devono essere messi nell'aria, perché l'unica soluzione diventa il termovalorizzatore. Poi ma riporta i termovalorizzatori, merita una puntata a parte. Io volevo che però, scusami, che Luca, la risposta, se l'assessore Aricò finisce, quindi mi pare di aver capito, ma lei non l'ha detto, così chiariamo questo punto, che tutte le opere che erano state incluse nel piano FSC dal precedente governo passeranno, perché a me sembra che allora, il vostro alleato, la Lega, non sia tanto d'accordo su questo. Le opere proposte dal precedente governo sono esaminate costantemente e si sta valutando l'idea rispetto allo stanziamento che sarà a disposizione all'interno delle infrastrutture. Ricordiamo che quell'indirizzo non era rivolto soltanto alle infrastrutture, ma ci sono all'interno beni culturali, ci sono finanziamenti per il recupero del paesaggio, eccetera, eccetera. C'è il grande progetto di Carini, per esempio, questo sarà incluso? Ma questo, diciamo, non è mia competenza. Io rispetto allo stanziamento stanziato alle opere infrastrutturali, rispetto alle indicazioni anche che ci fa che in questi giorni, proprio ieri, l'altro ieri, il Presidente della Regione ha incontrato il Ministro Fitto per vagliare insieme un'idea progettuale sulle opere strategiche in Sicilia. Rispetto allo stanziamento sarà mia cura a proporre al Presidente della Regione, alla Giunta e anche alle forze politiche una soluzione su cosa finanziare. Dopodiché, naturalmente, e poi ci sarà una discussione in aula o solo in commissione? Il provvedimento sarà in prima istanza approvato dalla Giunta, inviato al Presidente dell'Assemblea, che lo invierà alla commissione, e poi ci sarà la discussione in aula. Allora, un attimino, prima di farvi vedere un'altra incompiuta, volevo capire. Volevo andare dal partito monarchico che se la sta guardando, che se la, ogni tanto, insomma, allora, così. Siamo distanti, sì. Posso dare una risposta a chi? A Re o a Aricò? No, alla Giuffrida. Ah, la Giuffrida. Prego. Effettivamente è in atto uno scontro. Ovviamente l'assessore Aricò non lo può dire, ma c'è effettivamente in atto uno scontro tra la parte collegata a Musumeci, quindi la parte di maggioranza e gli assessori collegati a Musumeci e anche Falcone, che vorrebbero realizzare delle opere infrastrutturali, tra virgolette, più piccole, cioè delle opere infrastrutturali che possono essere realizzate in poco tempo e di cui abbiamo già i progetti in essere e che possono essere realizzati da qui ai prossimi anni anche da imprese e da aziende siciliane. Di contro c'è invece una parte legata più a Schifani, legata più a un Fratelli d'Italia e Lega, che guardano a livello nazionale a Meloni e Salvini, che invece vogliono stravolgere tutto e realizzare progetti nuovi su grandi opere che probabilmente
non verranno concretizzati da qui ai prossimi anni. Quindi se l'assessore smentisce, immagino che però abbiano già risolto il problema in casa. Mi farebbe piacere chiedere all'onorevole Di Paola, per esempio, la Siracusa Gela, il nono lotto, tu lo finanzieresti o no? Solo quello però costa 620 milioni. Allora vorrei sapere, i 5 Stelle cosa pensano? La volete finanziare la Siracusa Gela o ci parlerete ancora tra 20 anni che non sarà stata finanziata? Quest'opera soltanto nell'8, 9, 10 e 11 costa 1 miliardo e 700 milioni. Voi la finanziereste o no? Ma dico, io sono pronto. Già ci sono il progetto esecutivo. Sono pronto a finanziare le opere dove già abbiamo progetti esecutivi, però è ovvio che se non riusciamo a risolvere il problema della Gela Catania per quanto riguarda l'attraversamento con un treno, perché c'è il ponte che è caduto e non viene realizzato per 10 anni, è ovvio che io come Movimento 5 Stelle chiedo al governo di realizzare opere che possono essere concretizzate nell'arco di 4-5 anni e non opere che poi rimangono irrealizzate nell'arco di 10 anni. Allora, fermi tutti un attimo. L'importante è sapere, e così anche i 5 Stelle potrebbero fare chiarezza. Noi abbiamo delle arterie importanti, la Nord-Sud, tutti parlano della Nord-Sud, vero. Molti parlano dell'intervalliva. Nella Nord-Sud ci sono 4 lotti, solo quei 4 lotti valgono quasi 1 miliardo di euro. Il più piccolo vale poco meno di 100 milioni di euro. Si vuole iniziare o si vuole parlare della Nord-Sud per i prossimi 30 anni? Della Siracusa? Arriviamo alla fine. Siamo sui tempi strettissimi. Allora, avevo annunciato prima, scusi un attimo, assessore, avevamo sentito noi anche il sindaco di Messina su quello che riguarda appunto i cantieri, su tutti i dubbi che ha in qualche modo anche espresso Montalto. Sentiamolo un attimo, poi ritorniamo perché siamo veramente in chiusura. Abbiamo gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Il sindaco di Messina. Dal mese di marzo incominceranno gli incontri per quanto riguarda le procedure di esproprio. Ci è stato presentato a grandi linee il contenuto del progetto che ci verrà consegnato in questi giorni. Ci sono degli elementi che hanno un impatto importante sul territorio, ma questo già lo sapevamo. Vediamo ora di capire, al di là della parte amministrativa, come la città può dare un supporto a un'opera che è fortemente voluta dal governo e che sta andando avanti. Questo è il problema, o meglio il dubbio, la preoccupazione che non ho solo da sindaco ma anche da cittadino, come tutti i cittadini, l'apertura e magari la non immediata chiusura dei cantieri. Certo, è un cantiere importante, è un cantiere che deve essere tenuto sotto controllo, è un cantiere che se partirà a luglio, ripeto, magari nelle parti delle indagini, nelle parti dei servizi collegati, quindi non la famosa prima pietra, dovrà essere ben attenzionato. È una preoccupazione che però dipende non solo dalla volontà politica ma anche dalla serietà di una ditta, in questo caso Eurolink We Build, che credo il proprio lavoro lo sappia fare, lo sta dimostrando. Un cantiere in quel posto è incredibile. I cantieri del ponte, Michela. No, vabbè, sui cantieri saranno disagi ovvi e scontati, però dobbiamo decidere se vogliamo davvero andare verso il progresso oppure no. Questo è il mio modestissimo parere in punta di piedi. No, per chiudere la questione con l'assessore, che quindi ci ha già dato una notizia in più facendo quelle domande che ha fatto all'esponente dei 5 Stelle. Però, assessore, per chiudere e per dire ai nostri telespettatori, alla fine giornalisticamente è molto interessante, ma visto che c'è stato l'incontro tra il ministro Fitto e il presidente della regione, visto che la Meloni a Catania ha detto senza giri di parole che il governo preferirebbe che si intercettassero delle opere di ampio respiro, un po' come quelle che lei citava, con una buona dotazione finanziaria e una pronta cantierabilità, alla fine la sua proposta, che poi sarà dirimente al presidente della regione, quale sarà il suo parere? Qual è? Che cosa deciderebbe lei? La decisione, naturalmente, ripeto, non sarà mia, ma sarà naturalmente collegiale, in primis col Presidente della Regione, col Governo e con le forze che stanno sostenendo. Dopodiché, io sarei per trovare un giusto mix tra opere infrastrutturali. Proprio lei, dottoressa Giuffrida, ha detto nella sua premessa che se ancora ad oggi ci sono i fondi di coesione territoriali 2021 e 2027, ha detto anche non si sa da quanti anni c'è questo gap infrastrutturale, e che perché forse negli anni passati si è pensato più a fare la piazza del comune di Rocca Cannuccia che pensare ad un'autostrada. Allora, cosa vogliamo fare? Ad esempio, allora,
Noi dobbiamo trovare un giusto mix per dare delle risposte agli enti locali che abbiano dei progetti esecutivi su progetti importanti a livello territoriale, all'interno dei comuni stradali o anche opere di abbellimento e di rigenerazione urbana. Dall'altro dobbiamo stanziare un'importante somma per infrastrutturare la nostra regione, se no purtroppo non avremo più altre occasioni. Ci sono lamentati tanti del consorzio autostrade, ma se non stanziamo oggi una serie di risorse, sono centinaia di milioni di euro, ad esempio per l'adeguamento delle gallerie, solo ad oggi siamo in infrazione e il valore è 500 milioni di euro. E allora cosa preferiamo fare? Le gallerie del casso? Per me la soluzione potrebbe essere quella di trovare un giusto mix. È importante fare il completamento della metropolitana, finanziare il completamento della metropolitana di Catania, e questa è un'opera che vale centinaia di milioni di euro, o fare 50, 60, 100 opere in Sicilia per fare un campanile, una piazza, un'illuminazione pubblica, un giardino per i bambini e quant'altro. Quello che dice un po' una risposta anche a Di Paola, che parla appunto di micronizzazione a fini di campagna elettorale. Allora, se i 5 Stelle ce lo dicano, però, se loro vogliono finanziare migliaia di progetti da 100, 200 mila euro, è una visione. Però dicono anche i rappresentanti che si battono quotidianamente per finanziare gli ulteriori lotti della Siracusa Gela che oggi arrivano a Modica, che anziché spendere 620 milioni per il lotto 9 che arriverà a Scicli, loro preferiscono finanziare 600, 1000 interventi da 300, 400 mila euro. È una visione. Io sarei per trovare. Io devo chiudere, però. Fermi tutti, buoni. Devo chiudere. Una faccia pubblicitaria e poi rientriamo per i saluti. Sì, allora, prima della faccia. Vai, fermi un attimo, no, per favore, perché i tempi sono questi. Torniamo. Sì. Facciamo tutto quello. Allora, fatemi salutare il re, qua, il monarca che ho imitato così per sorridere anche un po'. No, allora, Pensavalle, che cosa c'hai in mano? C'è un sacco di cose in mano. C'è un sacco di cose. Dico, questa è un'iniziativa che stiamo portando avanti. Per evitare che nelle scuole italiane, assieme anche a delle associazioni cattoliche, che nelle scuole italiane. Si sente niente però. Mi sentite? Sì, questa è un'iniziativa che stiamo portando avanti per evitare che nelle scuole italiane vengano traumatizzati i bambini con l'ideologia gender. Questa è omofobia e sono antimonarchico, perché come si vede voi eravate alleati con i fascisti e la vostra idea è esa. Questa è omofobia. No, ma c'è finita. No, omofobia. Questa si chiama omofobia. I bambini devono crescere. Si chiama omofobia. Perché si riscalda. All'educazione delle nostre figlie, dei nostri figli, fateci pensare alla scuola. Si stanno raccogliendo presso i comuni le firme per questa che diciamo noi stiamo appoggiando, è partita da, chiaramente dalle associazioni cattoliche, per evitare di introdurre di deviare i bambini. Deviare. Ci sono tanti problemi. Sta dicendo lei di una gravità Ci sono tanti problemi. Potrei considerare devianza politica immaginare il fatto di volere nel 2024 il re, carissimo. Ma voi per chi votate alle elezioni, non essendoci la monarchia, ovviamente? Noi praticamente presenteremo probabilmente una lista. Se riusciremo chiaramente in questo, ecco. Se non riusciremo faremo degli accordi di natura politica con chi vorrà parlare con noi. Volevo approfittare un attimo per ricordare che il 24 febbraio alle ore 11 presso la parrocchia Santa Maria dell'Aiuto, in via Santa Maria dell'Aiuto, faremo una messa per ricordare Vittorio Emanuele di Savoia. È morto, che ridi, ma quando re? E quindi, è morto il re. Quindi diciamo, sono invitati tutti gli italiani, tutti i siciliani, che sono rigorosamente maschi, italici. Allora, pubblicità. Noi non siamo fascisti. Pensavale, grazie per essere stato con noi. Poi rinvito, perché insomma, vedi, come noi siamo fascisti. Siamo pluralisti, diamo parola a tutti. Quel discorso lì è un discorso che dovrebbe essere trasversale. Allora, pubblicità, non si gioca e poi ritorniamo, che c'ho Totò con tutte le sue vignette. E poi ci salutiamo. Grazie Pensavalle, De Cristoforo, dell'Ingegno, del Partito Stella e Corona, che è stato con noi oggi a presentare il punto. Tutto quello che è una parte delle sue idee.
Pubblicità, poi torniamo con Totò Calì, tutte le sue vignette, perché ascoltatelo questa trasmissione, messo in disparte, e si è fatta anche quattro risate su alcune cose, quindi vediamo se ce le riporterà a noi queste risate. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione. Prima dei saluti c'è ovviamente l'angolo dedicato a Totò Calì, alla satira. Totò, che è il vignettista del quotidiano della Sicilia, mio compagno di viaggio ormai da tanto tempo, ha ovviamente ascoltato la trasmissione, l'ha ascoltata dietro le quinte, e si è fatto una sua idea un po' su tutte le cose. Quindi Totò, intanto benvenuto, ciao. Intanto ciao, intanto sono saluto dove c'era saluto il re. Sei in un posto nobilissimo, Sul trono. È un trono scomodo. Sai com'è, il trono del potere è sempre scomodo. Allora, di che parliamo oggi? Ma di che parliamo? Avete parlato del ponte. Ah, del ponte, per del ponte. A me piacciono i politici che dicono: guarda, la settimana scorsa parlavamo proprio di quello. Ogni volta che tu gli chiedi una cosa, stavamo parlando di quello proprio. Ci avete interrotti. Allora, vai, vediamo le vignette. Sul ponte. Ponte è tutta una montatura. Dai ragazzi, cominciamo a montarlo. Questo è Salvini. Col ponte. Le costruzioni. Andiamo avanti. Esistono un'infinità di progetti sul ponte. Questo è il primo. Bello, era resistente poco, però insomma. Andiamo avanti. Un po' antico. Ponte, una storia allucinante. Raga, quanto è bello il ponte sullo stretto. Ponte, io non vedo niente. Fuma, che mo lo vedi. Questa è scorretta, non si può dire questa. Che ridi, Arico, è scorretta questa, non si può come dire. Ma, e anzi che Andiamo avanti. Avete parlato anche di strade, Agrigento Messina, pensa che emozione, figlio mio, fra 15 ore apparirà di fronte ai nostri occhi il ponte sullo stretto. Questo è bellissimo. Ride anche montato. Di Paola, eccoli. Proprio le strade, no? Insomma, le strade, le regge trazzere, come le chiamano. Le regge trazzere. Andiamo avanti. Vai. Il ponte è costato già più di 1 miliardo e devono mettere la prima pietra. Mazza, sarà una pietra di Bulgari. questa è bella, rido io. Vabbè. Il gioiello. Intanto in Calabria non si parla più di Aspromonte, ma di Asproponte. Direttamente. Ma quante ne hai fatto? Un l'autonomia milione? Differenziata, non ne avete parlato? Insomma, con l'autonomia differenziata la Sicilia dove va? Nell'umido. Questo perché ti ha ispirato Montalto, no? Sì. Che parlava di rifiuti, hai visto? Alla fine, in Sicilia manca tutto, ma non ci priviamo di niente. Senti, mi chiedevano da studio se riuscivi a fare velocemente, in un minuto, una vignetta sul gender, no? Com'era? Come la volevate qua? Noi siamo a richiesta. No, sul gender qua. Vai, avanti, vediamo. Nel frattempo io saluto tutti. Allora, saluto l'assessore regionale ai trasporti, Alessandro Arricò, che mi sembra oggi ci abbia dato un po' di notizie, guardi i colleghi giornalisti. Sì, Andrea Condonelli, Michela Giuffrini. Consentitemi anche di parlare di condizione di insularità. Da quest'anno, anzi... Dal dicembre dell'anno scorso la Sicilia, tutti 5 milioni di siciliani possono avere uno sconto per raggiungere le destinazioni di Roma e Milano, e stiamo lavorando anche nelle prossime settimane per ampliare queste destinazioni. Senta, assessore, le strappo una promessa, se ci riesco, visto che su questa storia dei voli io ci volevo fare proprio una puntata, perché insomma ci sono nuovi voli, nuove rotte, questioni che riguardano gli aeroporti, anche le governance. Volevo sapere se ovviamente accetta il nostro invito anche per parlare di questa vostra rivoluzione che avete fatto al governo regionale con queste scontistiche, che devo dire, chi ha comprato un biglietto aereo, seppur poco, ne ha usufruito. Io mi metto in mezzo a questo, ho avuto lo sconto, diciamo, dal residente siciliano, ho avuto una tariffa agevolata per un volo per Roma. Quindi sarà un piacere poter tornare, e ritorniamo, anche questa è un provvedimento straordinario e unico nel suo genere in tutte le regioni dell'Euro Mediterraneo. Anche perché si avvicinano poi le festività di Pasqua, no? Che è un po' come ma non mia... solo, sarà un periodo caldo. Tutto l'anno, 365 giorni l'anno, quest'anno 366. No, dico il periodo caldo, diciamo, dei prezzi che aumentano, che levitano proprio a ridosso delle festività. Allora, assessore, aspettiamo per parlare del caro voli. Saluto anche. E poi consentitemi un'altra cosa. L'approvazione del nuovo codice dei contratti, generalmente in Sicilia il nuovo codice si è approvato
e ci sono voluti dai 12 ai 16 anni. In assemblea regionale il governo ha varato il provvedimento, l'abbiamo varato in assemblea con l'aiuto di tutte le forze, sia di maggioranza che di opposizione, in appena 3 mesi. In questa ci darà la possibilità di effettuare gli appalti integrati. Significa che chi si assumerà le responsabilità sia della progettazione sia della realizzazione dei lavori, quindi ci saranno la possibilità di avere sempre meno incompiute. E consentitemi l'ultima cosa, non è stato impugnato neanche un comma del nuovo codice degli appalti. Abbiamo varato una riforma in assemblea regionale con l'aiuto di tutti, anche naturalmente vedo non soltanto le forze di maggioranza ma anche 5 Stelle, PD e gli altri gruppi di opposizione, e non è stato impugnato neanche un comma di questa riforma. Quindi una notizia importante che purtroppo si dimentica spesso di ricordare. Allora, intanto arriva un'agenzia che dice che parla di Cateno De Luca, che dice che Fratelli d'Italia, con la complicità silente di qualche altro partito, non solo sta tentando di buttarci fuori dalla competizione delle europee con l'emendamento che limita in maniera antidemocratica l'esenzione delle firme, ma sta anche facendo passare una narrazione totalmente opposta a quella che è la realtà dei fatti, con il sostegno di alcuni media fin troppo compiacenti. Allora le mando a dire Cateno De Luca, insomma, si lamenta di questo emendamento che toglie la raccolta delle firme. Dobbiamo salutare Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Che è arrivata la notizia, la vignetta agenda? Un attimo, fammi salutare, poi la mettiamo alla fine. Vabbè, leggiamola adesso, dai. Me l'hanno mandata. Mamma, cos'è il gender? Sono papà. Tanto sei, Totò, sei cattivissimo. Saluto Lucio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Saluto Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana. No, permettimi dire che la mia modernità non è quella del ponte, ma del treno veloce, delle autostrade che funzionano, del rispetto dell'ambiente. E quindi questa è la modernità. Io vorrei anche il ponte. No, il ponte. Io lo vorrei, non c'è poco da fare. Anche Michele lo vuole. Ci sarà un cantiere permanente. Incentiverà la modalità, facciamo la logistica integrata, e forse arriveranno anche le altre opere che in seguito non hanno fatto. Così agli atti si ricorderà chi è contro. Ecco, io sono orgoglioso di essere contro, perché il mio partito lo è. Tu sei pro ponte? Io voglio vedere se la posta della prima pietra avverrà in campagna elettorale prima delle europee. Quella di Bulgari, però. quella di Totò, di Totò Calì. Grazie Totò per essere stato con noi. Grazie a tutti. Il punto finisce qui. Appuntamento sabato prossimo, sempre in diretta, sempre qui su Telecolor. Buona giornata a tutti.